Non so cosa stia succedendo dentro la casa del grande fratello VIP, ma insomma questa condiscendenza dei VIP nei confronti di Alfonso Signorini e quindi schierarsi Turcor contro Giulia De Lellis lo trovo discutibile. Ma insomma andiamo oltre. Ripercorriamo un po' i fatti. Si incomincia da questo lunedì, dove Giulia De Lellis dice dopo l'ennesima critica ricevuta a Signorini. Capisco che è il tuo lavoro, però quando è inutile intervenire, non c'è bisogno. Al che è un Signorini molto seccato ha catechizzato. La stupidità è nelle cose che dici tu cara De Lellis. Stai zitta che sei già una miracolata a stare lì dentro. Per carità frase che può essere anche vera. Ma insomma a tal punto, una potrebbe andare a controllare quali sono i meriti di Signorini per essere diventato direttore di chi è opinionista e conduttore di altri programmi Mediaset. Ma non solo, già qui insomma mi sembra evidente che il limite sia oltrepassato. Senza andare a riprendere le parole di Malanati, che nel programma Casa Signorini dà della feccia umana a Giulia senza essere ripreso dallo stesso Signorini. Che già la trovo una cosa molto grave. Ma dentro la casa praticamente oltre i Rodriguez che a parere unanime del web sono protetti dagli autori del Grande Fratello. Praticamente tutti gli amici di Alfonso Signorini hanno dato giudizi durissimi su Giulia De Lellis. Aida Jespica ha dichiarato contro Giulia De Lellis. Se non fosse tra i preferiti sarebbe in nomination, deve avere un po' più di rispetto. Ha rincarato la dose Raffaello Tonon che ha detto. Se avesse incontrato me, vedevi che fine avrebbe fatto in diretto. Al che insomma non si capisce cosa questo Tonon avrebbe mai fatto a cosa si riferiva. Insomma si è veramente oltrepassato il limite. Ma non finisce qui. Per fortuna la madre di Giulia De Lellis ha dichiarato. Io mi domando perché permettono a questi esseri di parlare in questo modo senza prendere provvedimenti. O lo credono che noi siamo una massa di idioti o gli idioti sono loro che per fare audience passerebbero sopra a tutti e tutto parlare in questo modo, si fa sempre più adito a bullismo e io questo non lo posso permettere. Ovviamente frase finale che fa presagire il fatto che non ci passerà sopra.